Ora sempre a Roma rimaniamo perché è in corso il Salone della Giustizia, dove si è parlato anche di appalti e del problema della corruzione. In collegamento con noi c'è Serena Scorsoni. Serena. Sì, buon pomeriggio. Il lavoro qui al Salone della Giustizia prosegue, come vedete, alle nostre spalle. Si parla in questo momento della violenza sulle donne con la violenza facile, dibattito che viene moderato, da Gianni Letta. Ma come dicevate, questa mattina si è parlato di sicurezza sulle strade e appalti, anche con il nuovo codice, sugli appalti che è appena entrato in vigore, dunque subito operativo il criterio di aggiudicazione con l'offerta, economicamente più vantaggiosa, ma anche il divieto di appalto in integrato e il limite del 30% al subappalto e la cancellazione anche dell'incentivo del 2% ai progettisti interni della pubblica amministrazione. Noi abbiamo sentito il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani proprio dopo gli ultimi arresti legati agli appalti, legati ad ANAS. Sentiamo il suo commento. Questa seconda ondata di arresti nell'ambito dell'indagine che fa la Procura di Roma non ci ha colti impreparati. Noi stiamo lavorando con la Procura e le persone coinvolte, che bene o male hanno avuto rapporti con ANAS, oramai si sono ridotti a uno, nel senso che gli altri ex dipendenti sono stati tutti quanti licenziati. Noi ovviamente operiamo in completa collaborazione con la Procura, anche in anticipo sulla base anche dei dubbi di comportamenti che ancora non sono elementi di certezza dal punto di vista della Procura nel cercare di portare via le persone coinvolte dall'azienda. Dunque alle 16, atteso l'intervento del ministro Angelino Alfano, ministro degli interni, perché si parlerà di sicurezza e immigrazione, dunque un tema quanto mai caldo, ci sarà anche l'ambasciatore russo, dunque ci ricollegheremo più tardi, in linea a voi.